salve raga, bentornati su Consolemania 2.0, sigla! E eccoci qua, siamo tornati, 1996 a cavallo col 1997, e LucasArts sviluppa The Shadow of the Empire, Star Wars per Nintendo 64, 1996, sparatutto in terza persona, sviluppato da LucasArts, è stato uno dei primi giochi messi a disposizione per il Nintendo 64, quindi una killer application che la casa di Kyoto ha scelto per la sua nuova nata al tempo, ovviamente. Con più di 1 milione di copie vendute, questo gioco è stato uno dei più venduti. È stato rilasciato anche per Windows 95 l'anno successivo. L'ombra dell'impero, quindi The Shadow of the Empire, è stato il terzo più venduto per la macchina in questione, quindi il terzo gioco più venduto per Nintendo 64. Nel gioco il giocatore controlla Render Dash, mercenario, che durante i suoi sforzi per aiutare Luke Skywalker a salvare la principessa Leia. Ma guarda lì che novità, dal principe Xizor, figlio di Ptar, cugino di Khmer, no, insomma lui, che fa parte dell'impero, ovviamente. Nient'altro da dire, molto simile al gioco, quello che è uscito da poco su PlayStation 3, PlayStation 4 online, e discorrendo, insomma, io direi di farvelo vedere perché mi fa vivere proprio le emozioni di Star Wars come George Lucas le intende e le vuole lasciar intendere. Quindi ci troviamo su Nintendo 64 con Star Wars Shadow of the Empire. Allora, iniziamo subito con la battaglia vera e propria. Facciamo parte della difesa. Stage 1, Rogue Group. Take out the Imperial probe droids. Be careful not to shut tower or the turrets are down when it gets. Capito? Tutto chiaro? Ok. In pratica guidiamo sta piffero di navicella. Varie visuali. E possiamo sparare i nostri reggettini come più ci aggrada, è vero. Ci viene detto chi dobbiamo far fuori. Non dobbiamo, ovviamente, dobbiamo cercare ovviamente di non sparare contro i nostri amici. Tanto qui mi stanno bersagliando di colpi in una maniera che ha dell'impericondo proprio. Direi sfruttare questa visuale, che forse è quella che un po' ci fa capire. Ovviamente la nostra navicella la si danneggia se si va a picchia contro. Sarà mai scappare lì, Ok, andiamoci a girare più qua. Allora, il sistema di controllo non è dei più felici. Bisogna farci la mano parecchio, perché insomma, come vi ho appena detto, non è dei più felici. Ok, dove sono gli altri nemici? Là, è fuori due, sto diventando bravo. Uè. Stage complete. Stage 2. This ATSTS should be a problem for our blaster. Non dovrebbe essere un problema, quindi. Lo dice lui. Vediamo se riusciamo a prenderlo già da lontano in qualche maniera. No, mi devo avvicinare, ma ci avviciniamo piano piano. Eccolo. Olla, scansiamolo, perché se ci picchiamo contro ci facciamo i grandi danni da soli. Ehi, cosa stracavolo spari? E al grido di tua madre una zoccola li andiamo contro.
Oh là là là, oh là là. Grande guida questa. Vediamo se riusciamo a reingaggiare un'altra volta. È resistente l'amico Fritz. Wow, ma dai, ma era esploso, no? Ma porca miseria, non si può morire contro una cosa che è già morta, cioè non ha senso. Oh, e si scappa bellamente, perché eravamo un po' troppo vicini. Cambio di visuale e si riattacchiamo frontalmente, perché a noi non ci fa paura. Via, 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 via. Sini saltellanti hanno rotto le cosiddette. Vai, stage complete. Anche questa ce la siamo. E dai, l'atmosfera di Star Wars c'è tutta. Eccolo. Try as in your earphone and sound cables are the AT-AT. Sound cables. Dove li troviamo? Vale. Wow, wow, via, via di qui, via di qui, via di qui, via di qui. Siamo messi male, ma male. Conviene prenderlo alle spalle. Sì, ritorno alla battaglia, mi sto allontanando per... Ecco. E ci hanno appena fatto fuori, giustamente, giustamente, me lo merito, no? Voglio dire, perché porca di quella miseriaccia. Oh, scansata all'ultimo, grande guida questa, questa è stata una grande mossa. Questa no! Però qualche arma in più schifo non mi avrebbe fatto, eh? Voglio dire. Vediamo se riusciamo a prenderlo così. Più lontano, vabbè. Se deve essere uno stillicidio, ditemelo. Li passiamo tra le gambe, li passiamo tra le gambe. Yes! E vabbè, e si muore così malamente. Credo che fosse anche la nostra ultima possibilità, ma, no, forse no. Niente, neanche l'attacco kamikaze. No, con l'attacco kamikaze sì, l'abbiamo fatto fuori, siamo morti anche noi, ma almeno mi sono levato la soddisfazione di Valo di culo. Lui è il cattivone, se ancora non avevate capito. Sareste duri forte, Bao, eh. Però, insomma, voglio dire. E con questo bel sottofondo di aspirapolvere io continuo a giocare.
Take out the pedal probe droid, be careful, vabbè, e via discorrendo. Ce ne manca uno, va trovato, dov'è? Cosa che saltella, eh? E il primo quadro lo completiamo come sempre. Ora ci sono queste cose qui, maledetti, ATS, TS, che sono particolarmente resistenti. Allora, via, non ci possiamo picchiare contro perché sappiamo che anche se sono morti ormai da tempo, non sa bene perché non esplodiamo. Via. Sì, questi giochi di simulazione di volo che non sono proprio i miei preferiti, però dai. E giocarci una volta ogni tanto può essere anche divertente. Sei essere quello saltellante di merda. Yes. Teoricamente, eccolo qua. E passiamo anche il secondo schema. E arriviamo qua. Certo, se poi picchiamo in terra anche da soli, insomma, vedi, si va poco lontano, eh. Facciamo fuori prima questi qui. Si buttano tanto il sistema nervoso. Wow, liscio. Bellissimo, ai, Dolores, Lanzas. E ci vuol pazienza, ci vuol pazienza. Noi iniziamo a far fuori questi. E uno l'abbiamo fatto fuori. E tutto dovrebbe diventare più agevole. Oh.
non siamo messi bene, ma neanche proprio. Noi la prendiamo così alle spalle, ci si guadagna che è troppo resistente, non ci si guadagna nulla. Sono il solo a combatterlo, voglio capire. Questa cosa la voglio capire. Vedo altre navicelle amiche che non fanno assolutamente niente. Ci sono i nani rotoli di merda, dove sono? Però li sono davanti così e non va bene, infatti mi colpisce subito. Vediamo un po' se riusciamo. E dai. Là. A fare fuori il nanerottolo. Era solo un famone. E lo scriviamo in accelerata. Grande manovra, grande, grandissima. Sono schiantato contro. Era all'1%. Speriamo non me lo faccia rifare, perché ti romperà il joystick, lo calpesto e ci sputo sopra. Ah no, meno male, via. Stage complete. Good job, Uruguay. We still need to buy more time for your transport to escape and keep them down. E ora ce n'è una marea, ce n'è, capito? Speriamo che siano almeno meno resistenti. No. No, non l'avevo toccato minimamente. Questa è una... cioè, voglio dire... ultima, mi do l'ultima possibilità. L'ultima possibilità. Poi basta. Non un cul-de-sac clamoroso. Sono troppi. Ci avevo una manovra di aggiramento intelligente, quindi. Quello ce l'ho frontale, se quello per prendere quello alle spalle, quell'altro ce l'ho frontali. Vabbè. Un'altra quadratura del genere è il vomito. Prima attacco epilettico. Liscio. Cacacazzi meno. Non ce la farò mai.
Più se mi ci schianto sopra. E va bene, e questo era Shadow of Empire. E così, questo era Shadow of Empire, l'ombra dell'impero. Viene valutato come uno dei migliori giochi basati sulla saga cinematografica di George Lucas, Star Wars, almeno per l'epoca, ma anche tutt'oggi, perché voglio dire, a parte Battlefront, che insomma è un gran bel giocone, almeno visivamente parlando, anche questo non aveva niente da invidiare, era su una macchina 64 bit, che insomma potete vedere con i vostri occhi, magari una migliore gestione dei comandi non avrebbe fatto schifo, però va bene, dai. Giocabile, godibile, ovviamente non potete giocarvelo su dispositivi mobile, anche perché non penso che riescano a far girare il Project 64, cioè l'emulatore per i giochi del Nintendo 64, se no ve lo andate a ricercare, di recuperare in versione originale, fisica, cartuccia, e ve lo inserite dritti 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 nel Nintendo 64, nella console, e ci giocate. Quindi, come sempre, se vi è piaciuto, vabbè, se vi è piaciuto, se vi piace, condividete, vabbè, comunque, ci si vede la prossima volta, ciao raga!